Buonasera ragazzi, oggi siamo il 23 di settembre 2020, pessimo tempo, serata notturna quasi, sono le 21 e qualcosa. Allora, chi segue il mio canale, quei poveracci che si perdono tempo con me, no, li ringrazio, sto scherzando. Avrà notato che gli ultimi video riguardano il Recover Tactical 2020. Il Recover Tactical 2020 è questo chassis con calciolo che si monta sulle Glock 9 mm o 40 Smith & Wesson o 357 SIG. Nel mio caso sono riuscito a montarlo, non l'ho comprato per montarlo su una Glock 35. Anzi, prima ho comprato il Recover, poi alla fine sono riuscito a concludere per la Glock 35 SC calibro 40 Smith & Wesson. Quello che manca a questo sistema è un puntatore ottico. Come ne avevi detto nei video precedenti, la tacca di mira, sebbene quest'arma abbia le tacche di mira maggiorate e rialzate, che facilitano il puntamento, con questo sistema del Recover Tactical che ha un calciolo molto dritto si tende a fare degli errori di parallasse perché manca appunto l'appoggio, un appoggio stabile alla guancia, e bisogna abbassare la testa parecchio. Allora, altri commentatori più importanti di me, americani eccetera, sostengono che infatti qui bisognerebbe montare il red dot, quasi tutte il Red Dot Tricon o MRR, come si chiama, quelli piccoli di marca, sulle Glock MOS. Questa non è una Glock MOS. Cosa fare? Allora, la ditta ha previsto che, sostituendo questo, come già detto precedentemente, sostituendo questa slitta qui, quella di destra, c'è una slitta L che mantiene un rail laterale e un rail superiore sopra il carrello al fine di montare un'ottica. Ci sono già in rete sul sito del produttore, sui canali social del produttore Recover Tactical, questo oggetto. Va bene? E io l'ho in ordine. Ho scritto a uno dei loro distributori e mi hanno risposto che ovviamente il mio era in preordine, perché andava in distribuzione dalla metà di settembre, cioè devo andare in distribuzione questi giorni più o meno. E il mio distributore, che era un noto sito israeliano, zaal.org, mi hanno risposto subito il giorno dopo, mi hanno detto che questo era un preordine e che avrebbero immediatamente spedito quando la ditta costruttrice, la Recover, li avrebbe riforniti. In una seconda email ho chiesto quando, e loro mi hanno detto che hanno problemi per il lockdown e per le festività ebraiche, non so a cosa si riferissero, forse il loro capodanno. E quindi cosa succede? Forse iniziavano a spedire la prossima settimana questo red dot, questo, scusate, questo attacco per il red dot. Quindi prossima settimana spedizione, 10-15 giorni per l'arrivo in Italia a casa mia. Ora, cosa mettere sopra? Allora, i red dot più piccoli sono tipo che possiedo finora, sono tipo questo è un Busnel TRS-25 montato su un rialzo che però serve sul microroni. Dopodiché ho un altro red dot, ma sempre di queste dimensioni, che è montato su un altro chassis, su un altro esoscheletro microroni, che è un Vortex, benissimo, con cui mi ci trovo benissimo, ci ho fatto delle ottime rosate. Allora, altri red dot classici sono improponibili, perché io ho un Sigma, che questo era montato sul POS Scout, che al momento è fermo. Notare subito che le dimensioni sono spropositate, no?
si potrebbe anche mettere, ma aumenterebbe il peso e l'ingombro. Questo Sigma che comunque funziona, è funzionante e va appunto sul Post Scout. Ho anche un Vom Speedad che è più o meno delle dimensioni del Sigmark, appena più piccolo, ma anche quello risulterebbe troppo ingombrante, anche perché, come ho detto, questa è materia polimero ad alta resistenza, ma sempre polimero, e questa staffa delle è, che mi dovrà arrivare, è in polimero. Ho cercato sul web su vari rivenditori su informazioni, più che altro sul prezzo di red dot miniaturizzati dell'ultima generazione, ovviamente Tricon MRR, Aimpoint, non mi ricordo come si chiama quello dell'Aimpoint che comunque è piccolissimo. I più economici sono i Venom della Vortex, che stanno comunque, questi così miniaturizzati, sui 270 euro circa. E le altre marche partono dai 350 euro in su. E allora che succede? Oggi sono andato, dopo molto tempo, a Perugia, nella mia armeria preferita, cioè quella dove mi sono sempre servito. Ho chiesto e mi è stato offerto questo. Allora, innanzitutto facciamo un po' di pulizia, 5 minuti di pausa, questo non serve. A titolo di cronaca, ho ancora da parte un vecchio funzionante red dot, anche questo risulterebbe troppo ingombrante. Questa è una TN, ma voglio dire, dimensioni, questo è vecchio di 20 anni fa, ma perfettamente funzionante, preso direttamente in America nel 2001. E allora, dicevamo, no? Tolgo questo che non serve più. Veniamo a noi. Allora, spostiamo. Notate come sta in piedi. Allora, mi è stato proposto un Meopta. Allora, questa era di occasione, considerato, perché è usato di 2 anni. 2 stagioni di caccia, quindi non è roba. Scontrino fiscale per la garanzia, che va conservato, perché un'armeria deve darti la garanzia minima di 1 anno sul prodotto dell'usato in un negozio commerciale, per legge. Non so se poi la Meopta dà ulteriori garanzie. Ecco, tolgo, ne approfitto intanto, metto non succede niente, metto in fondo così non va perso. Allora, guardiamo, ecco qui il panno di pulizia è ancora sigillato, quindi mai tirato fuori, questo non serve. Una chiave che non è la sua, me l'ha regalata l'armiere. Qui un divisorio che contiene questa, una piastrina per il montaggio su un mosso di una pistola, mi dicono per Glock, devo appurare, ma questo, togliendo la piastrina sul carrello della pistola, si monta questo e su questo si avvita il micro red dot. Il micro red dot che ha un coperchio in plastica, anzi in gomma, diciamo, più che vera plastica, gomma morbida, piccolissimo, molto miniaturizzato. Allora, questo oggetto costava 3 anni fa 350 euro, pagato circa la metà. Verificate il funzionamento in negozio, questo non l'ho preso online su eBay da chissà chi, questo è stato preso, ribadisco,
da un'armeria di Perugia. Vediamo qua, dunque, non manca nella confezione il libretto di istruzioni, quindi vediamo per esempio adesso quanti scatti di luminosità riesco a vedere. 1, 2, 3. Dovrebbero essere circa 12, io ne ho contati, se sono riuscito a contarli giusti. Come ho detto, il numero esatto sicuramente sarà forse su 11, forse mi so, in genere sono a 11 posizioni. Pulsante di accensione frontale, due bulloni, due viti superiori che servono a staccare il corpo del red dot dalla basetta. In questo caso è montata una basetta Picatinny. No, questa non va bene, ci vuole una vite più grossa, una standard Weaver che sarà quella che mi verrà fornita appunto dal costruttore. Diamo uno sguardo adesso, ecco questa, notate subito la proporzione, ci siamo. Adesso tenendo un po' in equilibrio verrà all'incirca qui e non tanto arretrato, ecco, più o meno a metà fra la finestra di espulsione e la volata. Questa è la posizione che assumerà questo red dot, più o meno all'incirca, quando appunto mi arriverà fra non molto questa slitta specifica. Aspettiamo per poterlo tarare, ovviamente, perché questo è tarato su qualche arma lunga, da quello che ne so io. Quindi già il fatto che resista a un'arma lunga, dunque il punto rosso è da 3 MOA, forse un po' piccolo, ma questa ha un'impostazione da carabina, forse con una pistola per uso in tiro tipo dinamico occorre, come si dice, un punto rosso da 6 MOA. È abbastanza nitido, io sono astigmatico, quindi quelle non sono lenti con la correzione astigmatica, quindi vedo sempre un po' sfocato, appena sfocato ovviamente. Tenendo premuto si spegne. Allora, ha due viti di sblocco, le quali vanno allentate prima di procedere alla regolazione, che si effettuano una con questa vite per l'alzo e quest'altra vite di qua sulla destra per la deriva. Ha le chiare indicazioni con le frecce del verso right e left, entrambe di sopra, D come down, U come upper, come su, up e down. Questa è la vite centrale di regolazione. E ecco, io non so, non lo monto ovviamente perché non ho l'interfaccia idonea. Una volta chiuso è ben protetto. In questo momento io non ho appunto l'interfaccia idonea per montare questo puntatore sulla mia pistola. Spero nelle prossime settimane che mi arrivi. Conto un paio di settimane ancora, perché come ho detto la ditta produttrice, la Recover Tactical, dava per circa 2 settimane, cioè, di ritardo. Dovevano iniziare i primi di settembre, poi oggi mi hanno risposto per le mail che hanno avuto questi problemi, sia il lockdown sia oltre al lockdown hanno avuto delle festività, no? Penso che sia stato il capodanno ebraico, non sono proprio sicuro, ma per questo motivo la spedizione è slittata. Per questa sera è tutto, prossimamente il tutto completo e montato.